secondo me sta cambiando, anche se con fatica, però stanno cambiando molte cose. La prima cosa è che per la prima volta c'è il 30% di donne in Parlamento, e questo 30% di donne in Parlamento, che non c'è mai stato, ha aiutato a fare delle scelte politiche a favore delle donne. Penso per esempio che abbiamo fatto delle leggi importanti per le donne, penso contro il femminicidio, abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul, siamo riusciti a fare la legge elettorale con la norma antidiscriminatoria sia per le elezioni nazionali che per quelle europee. Abbiamo fatto delle cose importanti anche sul Jobs Act, abbiamo esteso la maternità ai rapporti di lavoro precari che non l'avevano, non erano coperti, abbiamo fatto un'operazione per 3 mesi per le donne che denunciano la violenza e che stanno nelle case rifugio, 3 mesi possono stare assenti, diciamo, di permesso dal luogo di lavoro, pagate e retribuite. Fino a oggi, se una stava assentava per questa ragione, veniva licenziata perché non c'erano i permessi. Ecco, io credo che onestamente la presenza delle donne, oltre che essere un fatto corretto democratico, il paese è fatto di donne e di uomini, è giusto che donne e uomini condividano la responsabilità pubblica. Io credo proprio che si facciano scelte nel merito che fanno vivere meglio le donne e gli uomini.